Il Battista Lodati è un signore che nell'arte lavora da un pezzo, cioè, non ha cominciato ieri. Le cose che voi vedete qui, vedete sulle pareti e sui corridoi, sono il risultato di un percorso molto lungo, cioè sono una rappresentazione indubbiamente non soltanto di un itinerario inventivo, no? Che quello è connaturato dell'indole del Gerolasti, ma anche di pensiero, cioè sono cose che derivano da una tensione costante e anche una preparazione, i fatti culturali che sono connessi non soltanto all'arte, ma anche in qualche modo, se volete, alla filosofia, al pensiero, al costume, al nostro tempo, un po' tutto. Vengono da lontano perché è da lontano che lui è partito come ispirazione, e i suoi lavori, quelli iniziali, sono più di carattere metafisico che astratto, però non è una metafisica alla Richirico, cioè non è una metafisica sontuosa con riferimenti all'arte greca, antica, eccetera. Sono dei riferimenti metafisici in un ambiente domestico, cioè vale a dire che lui in realtà si serve sempre di un'oggettistica quotidiana, cioè quella che è tipica di una casa, di un ufficio, di un discorrente, si serve di materiali che sono estremamente vicini a noi, non che vengono da chissà quali mondi. Però nelle sue mani questi materiali si trasformano in qualcosa d'altro, che assume un significato diverso, ed è un significato poetico, cioè un significato di qualcosa che è a mezz'aria, no? Fra la realtà e il sogno. Quest'idea però, piuttosto onirica, eccetera, era un po' conflittuale con la sua vera natura, che è quella del design, del progettista, dell'uomo d'ordine, quindi uno spirito razionalista, spirito razionale, che alla fine prende il sopravvento su quella che è semplicemente la fantasia. E poi alla fine lui ha cercato una collocazione, no, presso vari ambienti di scorrendo, trovandone finalmente una nei neofuturisti, che era poi un gruppo che era nato soprattutto a Milano, e aveva dietro le spalle un critico molto bravo che era Renato Barilli. Il futurismo per lui è stato però aggregato a una componente, soprattutto di quelli che sono stati dei pionieri, quelli del primo futurismo. Poi so benissimo che i critici dicono che non bisogna dire primo e secondo futurismo, che non esiste una differenza. Però insomma, quelli che erano prima avevano delle idee diverse da quelle che sono venuti dopo la Grande Guerra, perché miravano a qualcosa di veramente completo, in una rivoluzione totale del modo di vedere, del modo di vivere, del modo di pensare. Lui si è affidato soprattutto al pensiero di due personaggi che gli sono in qualche modo affini per parecchi motivi, che sono Balla e De Pero. Lui si è in qualche modo, partendo da questa matrice, no, serbo-futurista, si è orientato sempre di più per un'arte che fosse estremamente regolata e nello stesso tempo, così è difficile, di giocare anche sugli enigmi, giocare sulla scomposizione delle forme, la ricomposizione, eccetera. Seguito da Barilli è, tra l'altro, oltre che un critico d'arte molto noto, è anche letterato, quindi Barilli ha insistito molto anche sulla fase, come dire, letteraria, no? Che è dietro questa idea dell'arte. E poi è stato seguito anche da Peppo Peduzzi, qui presente, che è l'organizzatore e l'operatore locale d'arte di Alta Pitosena, quest'arte d'avanguardia, che l'ha seguito in parecchie mostre che sono state fatte qui in Brianza, attorno al centro. La prima nell'80. E poi è capitato nelle mani dell'Alfredo, il quale l'ha coinvolto, no? Nelle
produzione della Ritos, in cui ha fatto insomma, un paio di pubblicazioni molto interessanti.